Buongiorno a tutti. Oggi si parla di formazione tecnica, un argomento estremamente importante, un tema importante ritenuto da molti come passaggio indispensabile per poter accrescere la competitività dell'impresa e offrire ai giovani nuove maggiori opportunità di sviluppo. È un settore che, bisogna dirlo, sta attraversando non solo da oggi, ma anche di situazioni problematiche. Ma per fortuna ci sono anche iniziative che vogliono in qualche modo contribuire a migliorare un po' la qualità della formazione tecnica e in modo da contribuire per questa via, no? Un po' alla crescita e alla competitività delle imprese. Una iniziativa di questo tipo è quella che propone, quella che intende sviluppare il Comau. Allora io, prima nella mia precedente vita, cioè quando lavoravo, fra i tanti incarichi che ero coperto c'era anche quello di direttore del MESAP, che è uno dei poli di innovazione costituiti dalla regione Piemonte. È stata per me un'esperienza bellissima, molto proficua, anche perché eravamo un'ottima squadra motivata che credeva nel polo di innovazione, nel trasferimento tecnologico. E in questo mio incarico ho avuto modo di lavorare moltissimo col Comau, che allora era ed è una punta di forza nel campo dell'innovazione. Difatti ho avuto modo di apprezzare quelle che sono le sue competenze nel campo dell'innovazione e in particolare nel campo della robotica. Una competenza, quella della robotica, che il Comau vuole mettere a disposizione, ha sempre messo a disposizione non solo delle alte imprese, ma anche del sistema formativo, mettendo a fattore comune l'esperienza maturata all'interno di una delle sue istituzioni più importanti, che è il Comau Academy. Oggi da noi, qui da noi con me, c'è la dottoressa Beretta, che è fermamente convinta dell'importanza come dire, della robotica e di inserire la robotica nella formazione scolastica. Allora a lei chiediamo appunto di spiegare da dove nasce questa sua convinzione. La dottoressa va in giro per il mondo a fare questa. Svolgere questo suo ruolo, quindi è una grandissima esperienza. Quindi chiediamo da dove nasce questa sua convinzione e soprattutto se le scuole, le istituzioni sono pronte ad accettare questa novità importante. Prego, dottoressa. Grazie, dottor Zangola. Buon pomeriggio a tutti, in particolare a chi è collegato. Grazie per questo spazio in cui ho molto piacere a spiegare da dove arrivi questa convinzione, questa esperienza di Comau Academy, in collaborazione con la Business Unit Robotics and Automation. Esperienza che ci vede protagonisti dello sviluppo di una piattaforma open source che si chiama IDO, un braccio robotico, che noi portiamo appunto nelle scuole e, come dice lei, dottor Zangola, giustamente questo è il mio ruolo di sviluppo di questo business in giro per il mondo, sì, perché è effettivamente per noi un business. Ma intanto voglio premettere che diciamo, l'interesse per la robotica, per la robotica educativa, quindi come strumento della didattica, in questi ultimi anni è aumentato. E se devo dire che nei politecnici, nelle università, l'autonomia sia dei politecnici che dell'università è tale per cui queste istituzioni possono permettersi di utilizzare strumenti tecnologici innovativi e quindi anche la robotica con maggiori risorse economiche, con maggiore autonomia, le scuole, gli istituti scolastici, ma anche la formazione, spesso sono in difficoltà nell'introdurre programmi che prevedono l'utilizzo delle tecnologie robotiche. Per una questione, spesso per una questione economica, una questione e anche appunto di minore autonomia rispetto ai poli scientifici o ai politecnici e alle università.
provato che il potenziale degli studenti aumenta quando l'impiego delle tecnologie viene utilizzato nei programmi scolastici, ed è per questo che si deve fare il possibile per dare agli studenti e anche ai docenti, tutto sommato, la possibilità di utilizzare tecnologie e tecnologie robotiche all'interno dei curricula scolastici, per istruirli, per formarli fin da giovanissimi all'utilizzo della tecnologia, all'impiego della tecnologia che sarà poi parte del loro futuro professionale. Come dicevo prima, Comau Academy, in collaborazione con Robotica, ha sviluppato Edo, un braccio robotico con un concetto industriale che viene però impiegato, tradotto in ambito scolastico, viene tradotto come veicolo, come portatore di conoscenze, di competenze agli studenti di tutti gli ambiti scolastici. Insieme a Edo abbiamo sviluppato quella che chiamiamo Edo Experience. Questa Edo Experience prevede l'utilizzo di una metodologia che applica in modo molto pratico, molto pragmatico, vede applicate le materie STEM e lo sviluppo di percorsi STEM e di percorsi tecnologici, percorsi di coding, sia per studenti delle scuole, delle scuole e degli istituti professionali, che anche, però anche in percorsi di riqualificazione per persone già inserite in contesti industriali o in contesti, scusate, professionali. Come dicevo, la robotica, che è inserita in ambiti scolastici e negli istituti professionali, offre delle esperienze che sono esperienze molto, molto pratiche da utilizzare immediatamente scolastici, vede l'impiego di una metodologia che prevede le esperienze, incoraggia le esperienze pratiche negli studenti. E soprattutto una cosa che mi sta molto a cuore, che mi interessa molto mettere in evidenza, incoraggia l'inclusione fra gli studenti per superare, per esempio, le differenze di genere e altre forme di disuguaglianza. Come è stato sottolineato da un rapporto OCSE del 2019, la partecipazione delle donne, delle ragazze nell'economia digitale, cioè la gender equality, l'uguaglianza di genere, non è solo un diritto fondamentale, ma è anche una chiave di volta per una economia moderna, solida, che alimenta una crescita sostenibile, una crescita inclusiva. E oggi la trasformazione digitale offre nuove possibilità di partecipazione a questa economia per le ragazze e le donne, e soprattutto contribuisce a ridurre la disparità, la disparità di genere in questo caso. Abbiamo, secondo sempre questo rapporto, a 15 anni di età, in media, solo lo 0,5% delle ragazze sceglie di avviare la propria carriera professionale in aziende tecnologiche o in ambito ICT, contro il 5% dei ragazzi. Crediamo che interventi coordinati dei governi, dei ministeri dell'educazione in questo senso, quindi la creazione di programmi educativi digitali, una programmazione che preveda l'impiego di tecnologie robotiche in modo molto efficace, in modo massivo, aiuta le ragazze e le bambine a superare queste barriere e contribuisce a sviluppare in loro il senso di la possibilità di partecipare
in futuro a un'economia che sia più egualitaria. E possiamo anche dire che in tal senso le ragazze che saranno appunto impiegate in ambiti professionali ad alto contenuto di tecnologia avranno in futuro nelle loro future professioni una opportunità di impiego migliori, opportunità di salari migliori, una crescita professionale che le vedrà partecipi di posizioni migliori nelle organizzazioni. E soprattutto, è ugualmente importante, offrirà la possibilità di prepararsi ai cambiamenti tecnologici che inevitabilmente, se non li si affronta, se non li si, non li si vive, non li si sa gestire, lasceranno indietro molte persone e non permetteranno di sviluppare competenze adeguate appunto a superare queste barriere. Ma se da un lato abbiamo diciamo questo aspetto che ritengo sia molto importante del superamento della disuguaglianza di genere, ma anche altre forme di disuguaglianza, la robotica educativa, e come Mao Academy ne è un po' testimone insieme con Edu Experience, dà anche supporto agli insegnanti, li aiuta a creare un nuovo modo di lavorare, ad affrontare le aule, ad affrontare i partecipanti alle classi con un nuovo metodo. Ritengo infatti che anche gli insegnanti debbano essere preparati ad un mondo che ad una sempre maggiore consapevolezza di un mondo che si va trasformando sempre più velocemente in ambito tecnologico e robotico, e una maggior dimestichezza una maggiore consapevolezza anche dei formatori e dei docenti di questi sistemi può avere, anzi necessariamente avrà un impatto positivo nell'attrarre talenti in territori che sono per esempio ad alto contenuto tecnologico nelle industrie del territorio, e quindi possono gli stessi insegnanti, attraverso le nuove metodologie, attraverso la conoscenza delle nuove tecnologie che possono applicare ai loro programmi, possono appunto, come dicevo, attrarre talenti e indirizzare gli studenti, indirizzare i partecipanti ai corsi verso nuove professioni o verso, per esempio, le realtà produttive di determinati territori. Grazie soprattutto se noi pensiamo alla agilità la sempre maggiore agilità dei sistemi robotici, anche ai costi che sono decisamente in calo rispetto ad alcuni tempi fa, nei settori industriali la domanda di personale qualificato tende ad aumentare nei settori manifatturieri, e c'è sempre maggiore necessità di persone che siano in grado di collaborare con i robot e farli funzionare al meglio e saperli gestire, saperli mantenere anche. Quindi c'è un dialogo con la robotica che sta cambiando, si sta trasformando. In questo senso gli educatori hanno un grande ruolo nell'applicare nuove metodologie di insegnamento verso i loro studenti. Gli insegnanti e i professori giocano quindi un ruolo fondamentale all'interno di questa compagine tecnologica in cui la robotica è grande protagonista.
E la metodologia che Comau Academy, attraverso Edo Experience, attraverso la robotica, diciamo, suggerisce, è una metodologia che considera le tecnologie robotiche non come semplici strumenti, ma piuttosto come veicoli di nuovi modi di considerare, nuovi aspetti con cui, attraverso cui considerare l'insegnamento, l'apprendimento e l'istruzione in genere. Il Edo, questo braccio robotico di cui questa piattaforma open source che è stata sviluppata all'interno della robotica di Comau, incoraggia infatti gli studenti a partecipare al processo di apprendimento in modo dinamico. Chi sta in aula, chi parte, i discenti sono sempre invitati a partecipare in modo critico alle attività, in modo proattivo, andando alla ricerca della soluzione dei problemi, andando alla ricerca dei problemi e alla soluzione dei problemi. Questo, vi dico questo per dirvi che quando Comau suggerisce diciamo, di utilizzare le nostre tecnologie robotiche per lo sviluppo di programmi di education, di programmi formativi, non focalizza solo sulla conoscenza della tecnologia, ma aiuta gli studenti e anche i docenti a mettere in atto dei processi di quelle che chiamiamo soft skill, che ben si integrano con la conoscenza della tecnologia. Riteniamo, cioè, la Edo Experience si basa non solo appunto sulla divulgazione sull'apprendimento delle STEM o del coding o del manufacturing 4.0, ma anche focalizza anche molto sulla partecipazione, sul coinvolgimento, sulla ricerca del problema, sulla soluzione del problema, sul lavoro in team. Il lavoro di gruppo, come sappiamo, il lavoro dei team che lavorano, che partecipano allo sviluppo delle attività attraverso la robotica è molto importante perché non solo il lavoro in team facilita l'inclusione sociale, lo sviluppo lo sviluppo dell'apprendimento, ma è anche un modo per arrivare alla soluzione del problema da diversi punti di vista. Ognuno all'interno dell'attività di gruppo intorno al robot porta la propria conoscenza, porta la propria competenza, porta la propria creatività e quindi si crea un ambito in cui non esiste una soluzione unica per risolvere il problema. Esiste una soluzione unica per risolvere un problema, ma esistono varie realtà che apportatrici di conoscenza, di competenza per la risoluzione. Questo è molto importante per lo sviluppo e la crescita degli studenti e delle loro competenze, delle loro conoscenze. La competenza, lo sviluppo di questa competenza, di queste competenze, lo sviluppo della collaborazione, però devo dire che pongono anche delle sfide. Infatti, se per far funzionare una macchina o lavorare alla catena di montaggio tradizionalmente c'era bisogno di poco più di competenze di alfabetizzazione e di calcolo, oggi gli studenti di oggi, cioè i lavoratori e le lavoratrici dell'economia della conoscenza, fra pochi anni, devono essere dotati di una ampia gamma di saperi e di competenze che comprendono sicuramente le conoscenze e le competenze tecnologiche, ma veramente un mix di
diciamo un mix di conoscenze che va dalla conoscenza, dalla competenza della conoscenza del robot, quindi la competenza tecnologica, ma anche sicuramente lo sviluppo delle soft skill, la capacità quindi di lavorare in gruppo, di negoziare, di problem solving, cioè devono essere doppiamente attrezzati. In questo senso le tecnologie robotiche portate all'interno dell'ambito scolastico e dell'ambito educativo sono fondamentali e sono importanti per lo sviluppo delle competenze degli studenti. Proprio in questo modo possiamo dire che gli studenti di oggi devono affrontare una complessità che è decisamente maggiore rispetto ad alcuni anni fa. Gli studenti devono essere in grado di avere la doppia faccia, quella di competenza tecnologica, ma anche la competenza, le skill più leggere, le skill soft che gli permettono di affrontare e risolvere le situazioni complesse in altro modo. Quindi, per andare velocemente al punto, quello che mi ci tengo molto a sottolineare è che sicuramente i governi devono dar la possibilità, devono attrezzare gli ambiti scolastici in modo che siano preparati ad affrontare questa compagine così complessa. Quindi possiamo dire che nell'ambito scolastico sono di primaria importanza questi punti, per sintetizzare. Nei prossimi 10 anni l'automazione, il mercato dell'automazione industriale vedrà una continua crescita. I robot installati aumenteranno del 12% annuo in diversi ambiti, in diversi segmenti di mercato. Se parliamo poi dell'Italia, in Europa si pone fra i primi 10 paesi per il numero di robot installati a fine 2018, inizio 2019. Esiste, come ho detto, una crescente domanda di competenze, e quindi le aziende cercano figure con competenze sempre più specializzate, che siano capaci di programmare utilizzando al meglio i robot industriali, ma che siano anche in grado di lavorare insieme, di sviluppare progetti complessi insieme, di ragionare in modo critico su problemi tecnici, tecnologici e organizzativi dentro i quali sono immersi. E quindi è necessario dare a questi studenti, ragazzi e ragazze, una chance molto elevata e in più rispetto ai normali, lasciatemi usare questa espressione, normali programmi professionalizzanti. Infine ci tengo anche a sottolineare che un altro aspetto da non sottovalutare è che la robotica nella scuola, nella formazione e con EduExperience che stiamo portando non solo nelle scuole italiane, nelle organizzazioni, ma anche in ambiti extra Italia, in Russia, in altri mercati, non è da sottovalutare, dicevo, il fatto che i programmi scolastici attraverso la robotica, la matematica, la conoscenza dei robot, il coding, sono coinvolgenti e appassionanti, sono inclusivi, come dicevo prima, permettono di non lasciare indietro nessuno e aiutano a innescare un cambiamento sia nell'apprendimento ma anche nello stile di insegnamento da parte dei docenti e nella proposta, una nuova proposta di forma, una nuova proposta didattica. Quindi
per aiutare gli studenti del futuro è importante che si faciliti l'impiego della robotica nei programmi educativi affinché vengano sempre più utilizzati, sempre migliorati. E diciamo, quindi con questi aspetti, una maggiore richiesta da parte del mercato del lavoro in Italia, ma non solo, nel mondo intero, quindi una maggiore richiesta di programmi, di figure tecnologiche sempre più specializzate in ambito tecnologico e robotico nel mondo del lavoro, il mix di competenze richiesto agli studenti futuri lavoratori e lavoratrici, una maggiore inclusione, sviluppo delle soft skill, quindi capacità di stare insieme, di lavorare insieme, di risolvere problemi da più punti di vista, impiego delle tecnologie robotiche faciliteranno senz'altro l'ingresso dei giovani e delle giovani nel mondo del lavoro, e sono grandi sfide che oggi l'istruzione dei paesi, sicuramente dell'Europa, ma non solo, si pongono e che devono senz'altro riuscire a superare e vincere. È una sfida enorme, perché non tutti sono preparati né ad accogliere la robotica in ambito scolastico, né a comprenderla, né a condividerla e a utilizzarla, ma è fondamentale, e noi con questo programma, questo progetto che portiamo per le scuole, ne siamo consapevoli e siamo convinti che possa funzionare, che possa essere un veicolo di competenze tecnologiche molto elevate per i lavoratori e le lavoratrici del futuro. Molte grazie, soprattutto per il suo intervento molto approfondito e soprattutto per i consigli che ci ha dato alla fine. Io mi auguro che qualcuno li ascolti, perché credo anch'io che se facessero tutti quello che lei ha detto alla fine, forse la situazione del giovane, della disoccupazione, sarebbe molto migliore di quella che è attualmente. Le girerei una domanda che viene dal signor Marco Gustavigna, e dice: quale peso ha la riflessione etica sull'impiego delle tecnologie della formazione sulla robotica? Non mi riferisco ad Asimov, ma a concetti come algocrazia, creatura, oltre che contesti come Amazon. Mi piacerebbe due minuti, forse un po' di mi più. Mi piacerebbe interagire con questo signore per chiedere di essere un po' più preciso nella sua domanda. Sta spaziando da Asimov ad Amazon, e forse è un po' ampio come argomento da sviluppare qui, ma magari lo si fa in un altro ambito, visto che abbiamo solo due minuti. Etica è un tema che sicuramente va sviluppato, e come io ho portato qui l'esperienza di Comau Academy, che sviluppa programmi di robotica per gli studenti. Non ovviamente il problema etico ci tocca in quanto diciamo portatori di conoscenze di nuove tecnologie nella scuola, e quindi non possiamo trascurare il tema che lei sottolinea come tema molto importante. Diciamo che noi proponiamo alle scuole italiane, alle scuole del mondo, questi programmi tecnologici, perché programmi diciamo educativi attraverso la robotica, e riteniamo che siano fondamentali per sviluppare delle figure professionali che siano
siano in grado di stare sul mercato del lavoro. Ci poniamo ovviamente il problema etico, perché ogni volta che hai a che fare con le persone, anche nella formazione per adulti, hai il problema dell'etica, un problema che ti si para di fronte. Certamente non abbiamo, ci piacerebbe da altri punti di vista, ma nel momento in cui si fa il paragone con Amazon, direi che le cose sono un po' diverse. Comau si propone mi lasci utilizzare questa espressione non bellissima, ma sviluppatore di tecnologie per formare, per sviluppare le competenze dei ragazzi e delle ragazze. Amazon ha un altro obiettivo, quindi non metterei sullo stesso piano la responsabilità che hanno le due che abbiamo noi come formatori e realizzatori di programmi formativi attraverso la tecnologia, e Amazon che ha un altro obiettivo. Spero di aver un po' inquadrato il tema, ma magari sarà argomento di un altro dibattito più specifico sull'argomento. Grazie per la domanda comunque. Dottoressa, abbiamo pochi minuti, ma io ne avevo detto che possiamo sforare di qualcosa. Io sarei solo curioso di sapere, visto che lei ha girato il mondo con questa sua missione di portare la robotica nel mondo dell'istruzione, che accoglienza avete ricevuto? Lei mi ha detto che è stato negli Stati Uniti, in India, e che tipo di formazione, di strutture, chiamiamo così, tecniche ha trovato in questi paesi? Allora, è molto, molto interessante questo aspetto. Io continuo a girare, se non ci fosse questa situazione di emergenza, il 2019 sarebbe stato ancora più denso di viaggi e di per portare tecnologie robotiche in giro per il mondo. Comau non è l'unica azienda che lo fa, ma noi lo facciamo consapevoli del fatto che sviluppiamo non solo il prodotto robotico, ma anche programmi formativi da associare alla robotica. Quindi abbiamo queste due facce che sono molto importanti, e ci tengo molto a sottolinearle, perché le due business unit, Academy e robotica, camminano insieme. Il modo di affrontare questo tema dipende dai contesti culturali anche, e certamente l'India è un paese ad altissima densità tecnologica, ma con scarsissime risorse in ambito scolastico, a meno di non interfacciarsi invece con realtà scolastiche private di una certa entità. Però parliamo di un sistema scolastico pubblico. Gli Stati Uniti hanno ancora a loro volta un altro modo di affrontare il problema. Vi posso garantire però la Russia un altro, non ci sono stata in Russia ancora, dovevo partirci ora, ma purtroppo non è possibile. Quindi tutti i paesi hanno un modo diverso, ovviamente, culturalmente, anche un approccio diverso alle tecnologie. Quello che posso dire che accomuna in questo momento tutti i paesi e tutti i governi di tutto il mondo, lo sto vedendo con gli Emirati in questo momento, è la necessità di tutti i governi di focalizzare molto, e quindi anche di mettere risorse per lo sviluppo delle tecnologie robotiche e della robotica educativa all'interno dei sistemi e dei sistemi scolastici. Quindi questo è l'approccio che accomuna tutti. Poi naturalmente è affrontato in modo diverso. La cosa che mi fa piacere è che la tecnologia italiana, le competenze italiane sono anche in paesi come gli Stati Uniti, sono molto apprezzate.
E quindi, diciamo, io come rappresentante di Comau mi sento anche orgogliosa, lasciatemi dire, di essere un po' la portatrice della, tecnologie all'interno delle scuole, quindi parlando con giovani, con i ragazzi, anche all'università, con professori, quindi con persone che fanno circolare le idee, fanno circolare le loro conoscenze e sono desiderosi di utilizzare e di applicare le tecnologie robotiche in ambito educativo. Credo con queste sue affermazioni non si poteva chiudere meglio questo nostro incontro. Bene, grazie. Ringrazio, ripeto, grazie se solo una parte di quelle cose che ci ha detto venissero acquisite, credo che faremo sicuramente un bel salto in avanti. Grazie, dottoressa. Grazie a tutti, grazie ai partecipanti. Buon pomeriggio e buon lavoro a tutti.